Preziosi, che al termine di questa gara surreale che si è giocata è stata interrotta per il comportamento ignobile di un centinaio di ultra. Preziosi si è fermato ai nostri microfoni e ha parlato così. Preziosi, ascoltiamolo. L'ignoranza di questa gente fa in modo che in effetti non abbia neanche la percezione di quello che può accadere con il loro, o può essere una conseguenza dei loro comportamenti, che vadano in galera, perché adesso io mi aspetto e non ho paura di questi, ripeto, dei patrioti della Gradinata Nord. Questi sono il male di Genova, l'hanno sempre dimostrato di essere il male e la devono smettere. La polizia deve dare una risposta, io mi aspetto una risposta, perché erano tutti inquadrati, ma non tanto perché mi dicevano Preziosi va a quel paese, probabilmente me lo sono anche meritato, perché hanno impedito in modo violento che ci possa essere un prosieguo dell'evento sportivo, spaventando bambini, gente, persone per bene. E allora fino a quando avremo questa cultura? Chiedo veramente perché io devo lavorare in questo mondo. E questo è quello che saranno le mie riflessioni, ma lo dico con tranquillità, con serenità, ma senza aver paura. Il Genova di chi è? Secondo loro il Genova è loro. E noi abbiamo sempre avuto paura di questa gente qua, perché questa gente qui, questi che prendono, ti spaccano, ti rompono, vengono a casa, vengono allo stadio, vengono a Peglia a dare schiaffi ai giocatori. E la polizia dove cacchio è? Io mi chiedo perché oggi c'hanno solamente 10 persone lì. E io devo arrivare a un compromesso, dire umiliare i miei giocatori per dare soddisfazione a 60 pseudo tifosi, chiamiamolo così. Sono loro proprietari della e allora che vengano qui, se la comprano questi grandi tifosi, questi che pensano sempre al bene, che sanno tutto di tutto. E noi li accompagniamo sempre, oltretutto, con un senso di disagio ma anche un po' di paura. E invece per me c'è qualcuno che sa che quando arrivano a Pegli, e permettono anche che si arrivi a Pegli, qui si deve smettere quel senso di quasi, non dico accordi, ma di permissivismo che c'è nei confronti di questa gente. Si ha paura. Ma se oggi con una bomba un bambino saltava il timpano, cosa avremmo detto? Di che cosa avremmo parlato? Ma dobbiamo aspettare un morto prima di metterli in galera tutti? Questi sono da mettere in galera, che poi vengono a spaccarmi la macchina, a spaccarmi la testa a me. Vengano, io uscirò tranquillamente dallo Stato. Io non li temo, non mi hanno mai fatto paura e per questo lo sanno. Con quale impunità possono in qualche maniera lanciare? E li abbiamo visti tutti che lanciavano, li abbiamo visti chi ha lanciato. E che non mi vengano a dire che gli diamo la DASPO, gli diamo la galera, non la DASPO, questa gente qua. Allora avremo dei segnali importanti, perché ci sono 50 articoli che hanno infranto e che vadano in galera, processi direttissimi vadano dentro. Io mi aspetto questo dalla polizia.